Uno, due, tre. Tag. To the diction. Nella nostra cucina virtuale, ma mi cosa? Raccomando. Benvenuti! Benvenuti, brava, hai detto bene, benvenuti! Benvenuti nella nostra cucina virtuale! Mi fa fare i compiti, odio fare oggi i compiti! Oggi siamo con foglie e penna perché facciamo il tag 1, 2, 3 tag, però versione food addiction. In giro sul web c'è stato spopolato l'1, 2, 3 tag dove due persone dovevano rispondere alla risposta che avrebbe dato l'altro su vari argomenti. Quel tag, non ti preoccupare, lo faremo su, anche sul canale Ombretta. Che bello! Mentre la qui presente Ombrettag ha deciso, come mi avete soprannominato, ha deciso di inventare l'1, 2, 3 tag food addiction per un canale di cucina. E quindi adesso andremo a rispondere a 10 domande. E quindi è un'anteprima mondiale. Certo. Mi raccomando, state partecipando a un primo video, anteprima mondiale. Quindi allora compratevi popcorn. Ah, siete abituati? Sono abituati, che brava gente, bene, allora se vi volete allora, sorbire, queste quante domande sono? 10-11, non ricordo. 10-11, bene, bene. Allora, cosa consiste il tag? Domande a cui io dovrò rispondere quello che, per esempio, vorrebbe, domande a cui io dovrò dare risposta con quello che piace o non piace a lui, ma facciamo prima a fare che non a spiegare. Sì, sì, infatti è molto difficile la spiegazione, praticamente io devo scrivere le sue risposte. Esatto, alle domande. Io le sue. Quindi, bene. Allora, andiamo avanti. Cos'è la cosa che a tavola fa incavolare di più il tuo lui o la tua lei? Fai. Uno, due, tre, tag. Bene, ta-da! Ecco qua, leggiamoglielo. Allora, non c'è bisogno di girarlo, non fare queste cose così. Lui da è show. Quando il piatto non risulta. Funziona questa cosa, è vero. Mi fa arrabbiare. Quando una cosa viene male, lui si incavola. Bene, bene. Meglio non portarla a tavola. A me non è mai successo, ma a mia suocera sì, ho assistito a scene che voi umani non potete immaginare. Mamma, è inutile che ti sei comprato il bimbi. Tanto non sai cucinare. Brava, l'hai detto tu, mi raccomando. No, lo volevi dire tu. Chi lo sa. Vabbè. Poi quando invece lei nel piatto trova un pelo e ho capello, si incavola da morire. Se trovo un pelo, Madonna mia, se trovo un pelo vomito direttamente. Se trovo un capello, lasciamo, è la cosa peggiore che mi può succedere a tavola. Tieni il foglio tu. Poi. Ovviamente parliamo sempre in termini culinari. Qual è la cosa a cui il tuo lui o la tua lei non sa dire di no, non sa rinunciare? Vado, 1, 2, 3. Tag, tirami su, gira! Ah sì, scusa, tag, ecco, il dolce, io ho messo il dolce in generale. Hai sbagliato. Posso, perché? Lui il tiramisù. Io non è il dolce. Allora hai sbagliato pure tu. No, qual è il tuo? Il caffè. Io non ho fatto nessun tag però. No, scrivi. Mi dovresti aspettare. Hai ragione, amore. E allora, qual è il tuo allora? Il mio con un suo no? I secondi. Ma non è vero! Giuro, ma che cavolo, giuro. E invece il tuo? Sta mentendo spudoratamente. Il gelato. Il dolce, allora, è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Ho risposto bene, no. Allora siamo 1-0 per non me. È benissimo, vero. Andiamo avanti. Non Tieni. È vero! Poi. Allora, il cibo che proprio a lui o a lei non piace. Ok, fatto. 1, 2, 3, sta! No, leggiamo. Non avete fatto il mio. 1, 2, 3. Allora, per Gabriele fegato e frattaglie potrebbe vomitare l'anima. Invece, ombretta, la crema pasticcera. È vero, potrebbe vomitare l'anima. Sì, a me la crema non piace. Per favore, ma veramente che la crema che bianca. Gente che frequenta. No, il cioccolato mi piace. Poi andiamo. Allora, il piatto estivo preferito del tuo lui o della tua lei? Sì, questo è facile per me. 1, 2, 3. Ci sei, Enzo? Sì. 1, 2, 3. Ok, che bello. Per Gabriele è la pasta con le cucuzze o con le zucchine. Sì, ecco, in ecco. Sicilia, in estate, si fa moltissimo la pasta con le zucchine fritte e la ricotta salata. Qualche volta ve la prepariamo? Sì, gliela prepariamo. Invece, per Ombretta... È giusto o no? Bellissima, giusto. Falla. Invece per Ombretta è pasta alla norma. Verissimo. Il piatto invernale preferito. 1, 2, 3. Tag!
benissimo. Leggiamo. Per te la scacciata. Ma sai che hai quasi ragione. Ho ragione. Invece, buono, filetto al pepe verde. Ma quello è uno dei miei piatti preferiti, sì, hai risposto bene. Che bello questo taglio. I miei piatti. Il dolce preferito del tuo lui o della tua lei. 1, 2, 3. Tag! Che c'è scritto? Torta, gelato, nocciola e fragola. A me? Ma come mai? Ma sì. Nocciola, pistacchio. Pistacchio, infatti è pistacchio. Nel mio c'è scritto pinguin. Pinguin, mentre nel mio tu hai sbagliato. Non è vero. Sì. Mentre nel mio c'è scritto semifreddo alle mandorle. Mio marito ha i gusti anni 80, ogni volta al ristorante vuole il semifreddo lì dentro. Riuscirò a trovarlo e ve lo posterò. Sì, sarà qualcuno che ce l'ha surgelato dall'85. Benissimo, sarà più buono. Allora. Qual è la cosa che la tua metà cucina meglio? Perché sai cucinare? La pasta! Io ho finito. Ok, fatto. 1, 2, 3. Cos'è che hai scritto? Tutto, ma in particolare i primi piatti. Bravo. Beh, amore, nel mio c'è scritto pinguino alla fragola o al cioccolato che ti piace più, Ambretta. Sì, ok, sì. Nella mia c'è scritto caffè. Brava, sono un maestro del caffè, veramente. Bello, sono nato in Brasile. Lo fa buonissimo. Poi, andiamo avanti. Il flop più grande del tuo lui in cucina o della tua lei in cucina. Ok, io ho finito, sono più veloce di voi. Fatto. Fatto, ora lui prenderà un colpo. 1, 2, 3. Tu cosa hai scritto? Io ho scritto torta di compleanno ombri. Poi andiamo avanti. È vero, quella torta di compleanno non era buona. Mentre io ho scritto gnocchi, spinaci e mascarpone. Sei veramente infamato. È mascarpone. Lui lo porta avanti come il suo piatto preferito. Vuole farlo sul canale, ragazzi. Una bomba calorica senza lo senso. Lo farò. E poi mi direte se ha ragione lei. Va bene, faremo e poi mi direte se ha ragione. Però lo dobbiamo fare quando almeno in Italia ci sono meno 20 gradi in tutta la zona. È un big fail. Poi diciamo. Anche se dice. Vediamo un po'. Poi vediamo. Qual è l'elettrodomestico preferito dal tuo lui o dalla tua lei? Si parla in cucina, quindi non mettete la lavatrice. 1, 2, 3, tag! Lui Amanda, la KitchenAid. Sì, è per te la macchina del caffè. No, è sbagliato. Sì, è giusto. Mentre è la macchina del caffè, te lo spieghi perché? Perché ora con queste cialdine tu ti diverti a comprare i vari gusti e cose. Sì, ma il mio di più è il... il processore, il tritatutto. Cos'è il processore? Il tritatutto. Ma che tritatutto? La cucina. Non una sola cosa trita. E le frustelette. Va bene, vai, andiamo avanti. Gli opposti si attraggono anche in cucina? In cosa siete diversissimi? Ma queste domande sono molto intelligenti, devo essere sincero. 1, 2, 3, tag! Io cucino, lui no! Ma io... No, io ho messo nel sistemare il frigo. Io cucino... Ultima domanda, ultima cucina estera preferita. Stai attento che non è sempre quello che pensi. 1, 2, 3, tag! Che c'è messo? Cucina tunisina. Sì, a te piace sempre fare couscous, queste cose, sì. E io ho scritto, sai che è buono col cioccolato di pinguin, già saporito e senza. Sì, me lo dici sempre, quando dormi, soprattutto. Non è vero, la mia cucina, anche se è cinese, la sua scritto? Lui è giapponese. Io sono cinese. Dichiariamo il vincitore di questo 1, 2, 3 tag con più domande azzeccate. La vincitrice sono io. E quindi decidete voi la punizione da infliggere a Gabriele. Ma aspetta, lasciate la scritta qua sotto. Hai vinto, ha perso papà. La punizione, lasciate la scritta qua sotto e lui la farà al prossimo video. Magari mangiare qualcosa di schifosissimo, magari, che ne so, dire una poesia a memoria. Benissimo, quindi infliggetemi questa punizione e state attenti perché so dove abitate. Gabriele si cimenterà nella pasta gorgonzola e spinaci. Non è gorgonzola, è mascarpone, speck e spinaci, ragazzi. In estate, gnocchi, speck e spinaci in estate. Perché ve la
la vorrà fare provare e sottoporrà questo piatto al vostro giudizio. Bene, quindi mi raccomando, se questo tag non vi è piaciuto, posso capire anche perché, e quindi riproponetelo lo stesso ai vostri amici a casa, fate questo giochino simpatico e sicuramente infliggete una punizione alla fine per chi perde. Va una bene. Punizione esemplare. Va bene, noi ci rivediamo sempre qua. Sì, sulle vostre tavole. Ciao!